Buongiorno e bentornati alla trasmissione mattutina di Super J di Prima Mattina. Oggi, dopo la rassegna stampa, ospitiamo lo psicologo Ernesto Albanello. Con lui cercheremo di capire come si gestisce a livello emotivo una situazione di paura e di ansia come quella che stiamo vivendo in questo momento a causa del maltempo e del terremoto. Ma cominciamo subito con la rassegna stampa, vediamo quali sono le notizie pubblicate questa mattina dal quotidiano Il Centro. Quell'hotel non doveva stare aperto, si scava ancora, ma un padre accusa: mio figlio voleva partire ma non glielo hanno permesso. Le ricerche, parliamo sempre della tragedia di Rigopiano, ora le vittime sono 9, restano 20 i dispersi. Penne e Farindola, in giornata i funerali di Gabriele e Alessandro. Le indagini sotto esame, i permessi edilizi dell'hotel rilasciati nel 67. La denuncia: mappa chiusa nel cassetto, resort costruito sui detriti. La procura blackout, scatta l'inchiesta, l'ipotesi di reato, interruzione di pubblico servizio. Terremoto, si allunga la chiusura delle scuole teramane. Rigopiano, la tragedia, le vittime salgono a 9, trovata Linda Salzetta, ancora senza nome due uomini e una donna, i dispersi adesso sono 20. Un vigile del fuoco impegnato nelle ricerche è rimasto ferito leggermente ad una mano, è stato trasportato in ospedale a Penne. E a Penne Farindola oggi ci saranno i funerali dei camerieri Giancaterino e D'Angelo. La rabbia di un papà: l'hotel doveva chiudere, avrei preferito morire io. Lo sfogo accorato di Alessio Faniello. Il figlio Stefano è uno dei 20 dispersi. L'uomo dice: chi è morto è stato ucciso, chi non si trova è stato sequestrato, istituzioni penose. Giulia Nova, i fidanzati tornano a casa, in silenzio dicono per rispetto. E ancora la fidanzata: vedevo il suo orologio, Francesca Bronzi è tornata a casa, sentivo Stefano lamentarsi, poi più nulla. Rigopiano, l'inchiesta, sotto esame i permessi edilizi lasciati nel 1967, sequestrata un'altra mail appello dell'hotel nel mirino, ci sono adesso le licenze. La denuncia, la mappa chiusa nel cassetto, resort costruito sui detriti. Spunta un documento del 91, gli ambientalisti, struttura nell'area delle Slavine, il docente Fazzini, la valanga ha attraversato un percorso noto nel canalone. La telefonata, l'albergo è a posto, la telefonata tra il cuoco Marcella e la prefettura, la funzionaria, solo danni alle pecore. Poi giornalisti nascosti nelle ambulanze sono stati denunciati. Campotosto, la diga, il piano di evacuazione c'è, ma risale al 2000. La prefettura: lo stiamo aggiornando. D'Alfonso dice: bisogna accelerare. Parla il presidente della provincia di Teramo di Sabatino: basta con le grandi opere, pochi fondi per intervenire. Meglio assicurare la manutenzione delle strade, dice il presidente di Sabatino, e far ripartire l'economia. Qui Montorio non ce la facciamo più, al gelo senza corrente, ora è il lago a fare paura. Con valigie alla mano in tanti si sono riversati in municipio, pronti ad abbandonare il paese, ma c'è chi ha deciso comunque di restare affidandosi alla volontà di Dio. Maltempo e sisma del Rio, ora guardia alta sulle dighe. Vertice dopo la denuncia della Commissione Grandi Rischi, il Ministero nessuna criticità, ma i controlli saranno intensificati. La protesta dei sindaci che sono furiosi e panico, diteci che cosa dobbiamo fare. Protezione civile più forte, si lavora a legge, meno burocrazia ma uguali controlli, Gentiloni chiama Cantone, domani il Premier sarà al Senato. E adesso andiamo alle notizie, alle altre notizie, processo di scarica di Bussi, casa con vista sui veleni, un legale di parte civile accusa, fu ceduta da Montedison ai miei assistiti.
Dalla provincia di Teramo, emergenza neve, la procura apre l'inchiesta sui blackout dell'Enel. Fascicolo per interruzione di pubblico servizio dopo i primi esposti dei sindaci. Il primo cittadino di Mosciano, atteggiamento scorretto verso enti e cittadini. Intanto sono ancora 4.000 le utenze senza elettricità. Cardiopatica protesta a Colle Caruno. Gatti chiede le dimissioni di Tamburi. Interrogazione di Sottanelli. E intanto c'è una carenza di sangue. Il presidente della FIDAS invita ad andare in ospedale a donare il sangue. I soccorsi, strada chiusa dalla Slavina, salvato da vigili ed esercito, in casa con bambini e anziani, a piedi gli portano la benzina e il generatore, restano isolate tante frazioni di Arsita, Bisenti, Valle Castellana e Crognaleto. Le testimonianze a Villarosa, 70 sfollati da Valle Castellana. Il caso di Collurania, ricercatori al freddo e al buio nell'osservatorio astronomico. Ancora maltempo e terremoto, scuole aumentano i giorni di chiusura. Per fare i controlli dopo le scosse l'ordinanza sarà prolungata fino a sabato. Brucchi scrive a Gentiloni e parla di moduli provvisori per ospitare gli alunni. Per quanto riguarda gli sfollati, in 2000 hanno lasciato la città di Teramo. Il prefetto, ancora tante criticità, la Protezione Civile Nazionale nel teramano, la situazione più difficile. Viabilità chiuse, 18 strade provinciali. Adesso c'è il pericolo degli smottamenti. Il Ruzzo chiede le autobotti per i rifornimenti di acqua. Ieri fino a sera parte della Val Tordino è rimasta a secco per una rottura. Scandalo generatori, molti non funzionano. Fracassa invoca le dimissioni dei vertici Enel. Situazione insostenibile, dice l'assessore di Teramo. Vadano via. Frisoni di isola, i residenti acquistano da soli gasolio, ma dopo un po' restano nuovamente al buio. E scatta intanto l'allarme frana in via De Gasperi, c'è una vistosa crepa nel muro di contenimento che costeggia lo stradone di fronte al Lidl. Per studenti e soccorritori è stata riaperta la mensa universitaria. Ospedale De Berardis lascia l'incarico e va in pensione. Il primario di chirurgia sarebbe potuto restare fino al 2019, ma ha deciso di anticipare. Andrà a lavorare a Villa Anna, ex sanatorio malattie infettive, termosifoni vanno a Singhiozzo. Il capo del Maglificio Gran Sasso è la star della trasmissione della RAI, Boss in incognito. L'Ordine degli Architetti dice sopralluoghi, riaprite i termini. I commercialisti chiedono la proroga delle scadenze fiscali. Ci spostiamo sulla costa, detriti, chiesto l'intervento della Regione. Ieri ad Alba riunione dei tre comuni costieri con la Poliservice. Sulle spiagge anche tanti animali morti. Ancarano diventa comune di confine. Si punta all'integrazione con i centri marchigiani per i servizi sociali e le agevolazioni fiscali. A Martinsicuro, festa sociale di fine anno della Rolling Pattinatori. Viabilità difficile, crateri nell'asfalto sulla 259 e in Viale Europa a Nereto. Infiltrazioni alla scuola De Amicis, siamo a Giulianova, gli alunni sono tornati in classe, i genitori segnalano macchie di umido anche in palestra, ma l'assessore smentisce. Tonnellate di detriti, vertice municipio, il cosiddetto spiaggiato, soprattutto alla foce del Tordino, preoccupa per i rischi allagamenti. Ente Porto, domani si insedia il nuovo presidente Verticelli, polemiche intanto sul Molo Sud che è rimasto ancora chiuso. A Roseto il comune ritenta l'acquisto dell'arena. Il vice sindaco, questo obiettivo è ancora una priorità per l'amministrazione. Resta il problema di trovare i fondi, ma si valuta il project financing dei privati. Statale 16 massacrata da gelo e tir, fondo stradale pieno di buche. Il sindaco di Roseto lancia un appello all'ANAS. Pineto, la vasca antialluvioni che diventa parco, progetto per la foce del Calvano a Pineto. Ed è tutto per quanto riguarda le notizie dalla provincia di Teramo. Adesso andiamo a leggere insieme le principali notizie delle altre province abruzzesi. Iniziamo da quella di Pescara con il comune di Montesilvano. Il raid rogo notturno devasta la taverna 664. Il fuoco divora la struttura esterna in legno. Illeso.
l'interno del Risto Pub. Gli inquirenti seguono la pista dell'incendio doloso. Pescara, rinforzi a geriatria, spariti i letti in corsia, potenziato l'organico dopo le proteste dei familiari dei pazienti, personale sociosanitario anche a medicina e pneumologia. L'Aquila, allarme scosse, Cialente Curcio, scontro aperto sull'agibilità degli edifici pubblici. A Chieti, spariti macchinari, crack del Molino, 4 arresti ai domiciliari, il teatino Bellia, obbligo di firma per l'ortonese Alimonti, sequestrati beni per 2,6 milioni di euro. Per la cultura e gli spettacoli c'è per quanto riguarda Teramo, per il maltempo sono stati annullati le manifestazioni Pigro e il premio Teramo. Andiamo allo sport, la Serie A, il Pescara, viaggio nella crisi, numeri imbarazzanti, il calvario è infinito, nessuna vittoria e difesa colabrodo, il ritorno in B. In questo modo è servito. Inchiesta fuori gioco, patteggiano pescaresi ed ex. Oddo paga una multa per il passaggio dal Milan a Lecce come calciatore. Archiviazione per Sebastiani. Lega Pro, il mercato, Teramo, Branduani e il nuovo portiere del Sante per l'attacco. L'estremo difensore arriva dalla SPAL, Rossi all'Atalanta, si punta al bomber della Juve Stabia, domenica a Modena. Per la Serie D, Bolami a Colavitto, la Vastese deve osare di più, il patron striglia l'allenatore, gioca troppo per il pari e ora c'è la capolista. Intanto domani sono previsti i recuperi, a partire dalle 14.30 si gioca anche la gara Fermana-San Nicolò. Dilettanti Abruzzo, dopo la ribellione la Virtus Teramo manda via 9 calciatori, eccellenza e promozione in campo, ma ci sono già 10 rinvii. Basket di A2, Roseto costa caro a Trullo, Ferrara lo esonera dopo il KO, Smith il trascinatore degli Sharks, possiamo ricominciare la striscia positiva, Paci lascia i biancazzurri e va a Imola, prossimo avversario degli Adriatici. Il KO biancorosso, Proger, obiettivo Yankiel, Moreno, Galli, Trieste forte, pensiamo a Iesi. Ed è tutto per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a leggere insieme le principali notizie pubblicate questa mattina dal quotidiano La Città. Anche La Città ovviamente grande spazio ancora alle dichiarazioni della Commissione Grandi Rischi e poi al maltempo. Grandi paure dalla Grandi Rischi. Enel e MIT rassicurano sulla diga di Campotosto, ma i geologi insistono con la faglia dei Monti della Laga. La diga, intanto Enel inizia a scaricare acqua sul Vomano. Brucchi a Gentiloni con una lettera dice no al gioco del Cerino per salvarsi il fondo schiena. Neve ancora isolati dopo 8 giorni, secondo Enel, oggi rientrerà l'emergenza blackout. Per il basket, Roseto Basket, coach di Paolo Antonio, batte il maestro Trullo e lo fa esonerare. L'emergenza, i geologi insistono sul pericolo Campotosto, per Enel e MIT non c'è alcuna criticità, ma la faglia dei Monti della Laga corre a 160 metri dalla diga di Rio Fucino. Precauzioni, nei giorni scorsi è iniziato lo svuotamento del bacino in previsione dello scioglimento della neve. Per Adamoli, alla luce dell'allarme lanciato dalla Grandi Rischi, potrebbero esserci ripercussioni sullo stato tensionale della faglia dei Monti della Laga. La valanga Rigopiano, il bilancio dei morti sale a 8, ma come abbiamo visto dal centro purtroppo è stato poi aggiornato e sono 9 i morti della tragedia di Rigopiano, 20 ancora i dispersi, si scava ancora dentro l'hotel. Intanto arriva la denuncia del Forum per le Acque, struttura costruita sopra accumuli di altre slavine. Prefettura nella bufera, coro di critiche contro chi doveva gestire l'emergenza in provincia di Teramo. Emergenza sottovalutata, troppe cose non hanno funzionato o si sono attivate in ritardo nella gestione della macchina dei soccorsi. Ci sono volute 48 ore per mobilitare uomini e mezzi necessari. Intanto Chiavaroli del Nuovo Centrodestra dice serve una maggiore cultura organizzativa. I problemi in provincia ancora isolati da neve e frane dopo 8 giorni di emergenza. Stop al masterplan per il presidente della provincia. I soldi devono essere usati per la messa in sicurezza del territorio e per la manutenzione.
Prati di Tivo, una delle donne salvate ai Prati di Tivo, scrive al nostro giornale, dice la città, per ringraziare chi ha fornito assistenza durante giorni di isolamento e chi ha contribuito al salvataggio. Gentiloni venga in provincia di Teramo. Sottanelli, Tancredi e Gatti attaccano Enel su ritardi e disorganizzazione delle squadre. I problemi nel capoluogo, blackout di un'ora anche alla centrale dei soccorsi. Enel ha annunciato che i problemi di elettricità verranno risolti entro oggi. Ieri erano ancora 4.000 le utenze disalimentate in provincia di Teramo. Frane, proseguono gli smottamenti di terreno lungo la scarpata di Colle Parco e in diversi punti di Villa Albula e Coste Sant'Agostino. Il muraglione di Via De Gasperi crepato è osservato speciale. 30 strade chiuse e 10 frazioni ancora irraggiungibili. Gli sforzi dei soccorsi si concentrano nelle zone più isolate dell'entroterra. Teramo no al gioco del Cerino per salvarsi il fondo schiena. Brucchi scrive al premier Gentiloni dopo l'allarme della Grandi Rischi. Che devo fare con le scuole? Chiede il primo cittadino. Il panico, allarme tra le popolazioni lungo la faglia indicata dagli scienziati. Alcuni sindaci chiudono le scuole, altri chiedono gli psicologi. Altre 5 ordinanze, ricomincia la conta delle famiglie sfollate dal terremoto. Animali, un coordinamento dei soccorsi anche per gli animali. Al Parco della Scienza allestito un coordinamento gestito dallo zoo profilattico. Oggi i funerali di Massimo D'Alessandro, in cattedrale l'ultimo saluto all'ex capo della segreteria di Chiodi, sconfitto da un male a soli 54 anni. E andiamo in Val Vibrate sulla costa, cronaca, incidente frontale ad Albadriatica, Sant'Egidiese finisce in ospedale. A Martinsicuro, primarie, Pietro D'Ursi si tira indietro, il medico rinuncia per il mancato accordo con le civiche. La minoranza Dem chiede un incontro a Minosse dopo le promesse non mantenute da Viviani. Tortoreto, tentato furto alla tabaccheria, ladri messi in fuga dall'allarme. Maltempo, emergenza elettrica superata nel territorio di Corropoli, il comune di Umberto Annuntis tra i primi ad avere l'erogazione totale del servizio. A Civitella viabilità dopo la neve, problemi con frane e ghiaccio. Infiltrazioni nelle aule, rientro in classe con polemica alla scuola De Amicis di Giulianova. Giorgia e Vincenzo tornano a casa, i due fidanzati travolti dalla slavina dimessi dall'ospedale di Pescara. Gli sfollati sono 2.650 le persone ospitate al pomeriggio di ieri nelle strutture alberghiere di Giulianova. Giulianova ancora, consiglio comunale sulla liquidazione della Ecotedi. Venerdì verrà discussa l'interrogazione presentata dal gruppo Linea Retta. Il convegno del Rotary, la bellezza nell'arte e nella psicologia, è un convegno che si terrà sabato prossimo alle 17.30 nella sala conferenze dell'Hotel Europa di Giulianova. Strade di Roseto martoriate dal maltempo, il comune lancia un appello ad ANAS e provincia per sistemare le arterie e metterle in sicurezza al più presto. Chiesa dell'Assunta, il sopralluogo di ieri ha riscontrato fortunatamente solo lievi danni provocati dal terremoto di mercoledì scorso. L'assistenza a più di 200 sfollati ospitati nelle strutture alberghiere pinetesi. Silvi, il padre di Stefano Feniello, ricoverato per un malore. A Rigopiano si continua a scavare per cercare il ragazzo Silvarolo e tutti gli altri dispersi. Per la cultura le prime battute sono sempre le più faticose. Vita da attore, Sebastiano Lo Monaco e il teatro. Nei tragici greci la letteratura più bella che sia mai stata scritta, dice. Per lo sport, il calcio, il Teramo, Branduani c'è, Perna quasi, poi gli attaccanti. Settimana decisiva per il mercato, ma alle porte c'è il match da non fallire contro il Modena di Capuano. Si gioca domenica la gara contro i Canarini, si gioca regolarmente domenica pomeriggio alle 14.30. Apprensione per le condizioni di Spighi, che ieri si è allenato a parte rispetto ai compagni di squadra. Atletica leggera, salti, Claudio Mazzaufo confermato nello staff tecnico della nazionale. Per il basket, Roseto, che vendetta, vince e fa cacciare Trullo. Vittoria straripante dei biancazzurri, Ferrara va al tappeto ed esonera l'ex coach degli squali. Saluta Paolo Paci, il giocatore si trasferisce ad Imola nella squadra che sarà la prossima avversaria di Roseto.
Serie C Silver, la Teramo a spicchi contro Torre Spes vuole proseguire nella rimonta. Orario e giorno insolito per la squadra di Stirpe nell'impegno casalingo di domani sera. Palla 2 prevista alle 20:30. Poi la foto del giorno, una foto che è rimbalzata su tutti gli organi di informazione anche a livello nazionale, dei tre cuccioli salvati a Rigopiano. Sono stati ritrovati vivi tre cuccioli di pastore abruzzese, figli di Nuvola e Lupo. I carabinieri forestali li hanno scovati in buono stato tra le macerie dell'hotel Rigopiano. Ed è tutto anche per il quotidiano La Città. Adesso andiamo a leggere insieme le principali notizie pubblicate questa mattina dai siti web ml.it e cityrumors.it. Iniziamo con ML, il sito diretto da Roberto Almonti. Brucchi scrive a Gentiloni: adesso mi dite voi cosa bisogna fare con le scuole. Polemica dopo le dichiarazioni della Grandi Rischi, il sindaco di Teramo, come i colleghi di Foligno e Fabriano. È ricominciato il gioco del cerino, dove ognuno vuole salvare il proprio fondoschiena, dice Brucchi. La Croce Rossa di Roseto riaccende Bisenti prima dell'Enel. I volontari, su richiesta del sindaco, installano un generatore fornito dal polo logistico di Avezzano. Famiglia di 8 persone con 2 bimbi intossicata dal monossido. Tragedia sfiorata a Campli. Un parente rincasa e scopre i malori. Sono stati tutti trasferiti all'ospedale Mazzini. Macchia da sole, prima isolata dalla neve, adesso da una frana. Ancora frazioni da raggiungere. Di Sabatino: mettiamo da parte il master plan, dice, e pensiamo al recupero del territorio. Colle Caruno senza luce, cavi spezzati dalla neve, no, staccati perché tenuti insieme dal nastro isolante. Il video denuncia di un navigatore il clamoroso fai da te che costringe i residenti al buio da 8 giorni. Rigopiano, il PM: ritardo nei soccorsi di circa un'ora, le vittime salgono ad 8, ma c'è l'aggiornamento perché le vittime al momento sono 9. Il procuratore ha fatto il punto sulle indagini, si indaga anche sulla concessione edilizia. L'Azzu apre ai soccorsi, la mensa del campus di Colle Parco, da domani saranno disponibili anche i pasti monodose da asporto. L'Enel lascia al buio anche il CCS al Parco della Scienza, gatti, tamburi, si dimetta, un'ora di blackout, il vicepresidente del Consiglio regionale: è una vergogna, mi sono pentito di non avergliele chieste l'altra sera, dice. Rigopiano, Vincenzo e Giorgia dimessi dall'ospedale. Intanto si continua a scavare tra neve e macerie, individuata una sesta vittima, i dispersi sono 23. Emergenza e sisma, maltempo, annullati a Teramo le manifestazioni pigro e il premio Teramo. È tutto per ml.it. Adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate da cityrumors.it, il sito web diretto da Luca Zarroli. Vediamo quali sono le notizie pubblicate questa mattina da City Rumors. Anche qui ampio spazio ovviamente alla tragedia di Rigopiano e al maltempo. Hotel Rigopiano, estratte altre vittime, ora sono 9. Hotel Rigopiano, il piccolo Edoardo vuole restare in ospedale. E come dicevamo, individuata la settima vittima, perché ci sono ancora delle vittime che non hanno un nome e un cognome, si tratta di una donna, e qui ci ricorda City Rumors che il bilancio delle vittime purtroppo sta salendo. Elezione a Tortoreto, una lista unica del Grande Centro e la proposta dell'UDC. La faglia dei Monti della Laga e la diga, l'intervento, maltempo e terremoti a Sant'Egidio alla Vibrata, si torna a scuola il 26 gennaio. Enel, ancora 4.000 sono senza luce nel Teramano. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di questa mattina. Ci fermiamo per qualche minuto e poi incontreremo il nostro ospite.